Salve a tutti e benvenuti a un nuovo Tea Time Comics nel salotto dello Scarabocchio. L'ora del tè, visto il caldo, il tè freddo rigorosamente, o come mi ha suggerito l'ospite che abbiamo adesso in una birretta con gli amici, passata a parlare della nona arte e di chi la fa. Io sono Marco Ferranino, chi ci segue sa che sono un appassionato di fumetto, membro dello staff dello Scarabocchiatore e sceneggiatore all'occorrenza. Abbiamo con noi un narratore d'eccellenza. Lui è Luca Blencino. Ciao Luca. Salute, ciao, piacere, salute. Grazie per aver accettato il nostro invito e per aver dedicato Grazie quest'ora a noi. Allora, volevo chiederti, come quando ospito gli sceneggiatori, inizio sempre con una domanda, un po' una provocazione. Ma il fumetto è disegnato, mica si scrive. Che fai tu? a te. Eh sì, il fumetto è disegnato, è tanto disegnato, quindi sì, in realtà secondo me il fumetto dovrebbe essere disegnato e scritto dalla stessa persona. I fumetti più belli, tranne qualche eccezione, ma le ritengo eccezioni, sono opera di un autore unico. Poi ci sono questi disegnatori, autori completi, che hanno questa bizzarria, questa strana forma di limitazione o di handicap, chiamatela come volete, cioè che se devono disegnare qualcosa fanno lo stickman, esattamente come so fare io, e più in là non mi spingo, e questi vengono chiamati sceneggiatori, che devono per forza di cose appoggiarsi su mani capaci per mettere in qualche modo a terra quello che hanno in mente con il disegnatore, non attraverso il disegnatore. Per quanto mi riguarda, è sempre una dinamica di dialogo e di scambio. Quindi tu saresti più per l'autore completo che fa film, quindi parli contro la categoria, tu sei solo sceneggiatore, quindi. Assolutamente, sì, io sì. Ed è una roba che addirittura penso che finirà per estinguersi. Non so perché, ma sono abbastanza convinto che andiamo sempre più verso un'epoca in cui un autore, cioè, prendete i giapponesi, cioè, difficilissimo. Vabbè, Che ci ci sia da stanno una però, eh. parte c'è qualche eccezione, dove da una parte c'è uno che scrive, dall'altra uno che disegna, ma io lo vedo anche sul mercato, cioè alla fine se uno sa disegnare un mondo in testa, vuole raccontare delle storie, e cioè, è più facile che un disegnatore impari come si racconti bene una storia e poi si faccia le sue storie rispetto a uno scrittore che deve imparare appunto a fare un'anatomia, a fare una cosa. Quindi sì, alla fine è un mezzo lavoro in realtà. In realtà uno dei miei manga preferiti, Death Note, non so se l'hai mai letto, è Sì, fatto da due autori. è È fatta 4 anni. più raro, Era, effettivamente, però. sì, è proprio rarissimo. C'è Kenshiro che era scritto da uno e disegnato dall'altro. Sì, i nomi non li riesco mai a pronunciare, non mi ci metto, però. Death Note pure, però sono veramente eccezioni. Di solito c'è l'autore completo e l'autore completo è favoloso in potenza perché è quello che ha il totale controllo, no? Sulla storia, su quello che racconta, su come lo racconta, sul ritmo che gli dà, eccetera, eccetera. Io quello che posso fare è dialogare con i disegnatori con cui ho il privilegio e la fortuna di lavorare e cercare di fare questo lavoro quasi come se fosse una testa sola con due. Un cervello solo con i due emisferi che devono in qualche modo funzionare uno con l'altro. Ah, bella come metafora, non l'avevo mai sentita. Però Quindi è siamo. un unicum. Sì, uno sceneggiatore, un disegnatore puro sono due mezzi autori completi, fondamentalmente. Poi giriamole come vogliamo, però. Cioè, non solo. Cioè, pensate al grande fumetto americano d'autore, pensate. Will Eisner, uno dei più grandi di tutti i tempi, Frank Miller, che per carità ha funzionato benissimo come disegnatore in sinergia con altri, ma poi le cose più clamorose che ha fatto le ha fatte lui come scrittore, disegnatore, e viandando a davvero cita i grandi autori francesi che lavoravano, insomma. Vabbè, però mi viene in mente, la butto là, non per vertere tutto su questo. Asterix, due autori. Asterix. Ed è un capolavoro riconosciuto, non lo Asterix dico io. per me è uno dei fumetti più belli della storia del mondo, ma è così bello perché Goscinny e Uderzo avevano raggiunto una sinergia tra loro incredibile, che era anche dovuto a un fatto meramente geografico, cioè loro due abitavano in due appartamenti attigui, cioè stavano sullo stesso pianerottolo, quindi si incontravano la mattina, uscivano, andavano al bar sotto Quindi casa e dicevano che andiamo oggi. Chiacchieravano tutta la mattina, dormivano
Dopodiché Uderzo tornava nel suo appartamento e cominciava a disegnare sulla base di tutto lo scambio che aveva avuto, però era veramente uno scambio continuo e davvero Uderzo disegnava con Goscinny che guardava dietro, ah ma aspetta, facessimo così, cambia. Quindi cioè, per me è quello proprio il Infatti, volevo semplificare. dire, è l'apice di quello che hai detto fino adesso. Quando una coppia di autori arriva a ragionare come un autore, facendo finta di essere un autore solo e riuscendoci, È l'apice, appunto. allora tieni quello. Poi mi rendo conto che per tutta una serie di cose, esigenze produttive, eccetera, eccetera, è ovvio che serve da una parte chi scrive e dall'altra chi disegna. Però per me nel mondo ideale il doppio ruolo sceneggiatore e disegnatore, forse chissà, non avrebbe nemmeno ragione di esistere in Beh, quel speriamo mondo. per la categoria che dura un altro po'. Volevo dirti Sì, un no, ma poi altro. alla fine sì, penso che Durerà un continuerà. altro pochettino, dai, speriamo, se no i tuoi colleghi si preoccupano. Speriamo che duri un altro pochettino. Avevo una curiosità, leggere il tuo curriculum è una cosa enorme. Praticamente la leggi prima di andare a dormire la sera per conciliarti il sonno. Hai fatto di Enorme, tutto, è collabori noioso. molto con l'estero, in realtà. Sì, Almeno negli ultimi. sono fondamentalmente un cialtrone della scrittura, faccio un po' quello che capita, cioè non scrivo solo fumetti. A un certo punto mi sono messo a scrivere libri per ragazzi, ne ho scritti credo a oggi una sessantina. E quindi ho fatto quello e continuo a fare quello quando mi capita. Poi scrivo su altri media, cioè mi capita di fare veramente un po' di tutto. Cioè, nell'ultimo periodo sto facendo tanto videogioco, per esempio. Quindi tu migri anche in altri media. Posso Sì, chiederti se hai uno preferito? il fumetto sicuramente. Che è il mio, ma perché è la mia passione da lettore da ragazzino. Cioè, io ero fumettista, manco volevo farlo. Non è che me ne fregasse qualcosa, non è che stesse a pensare a Gino e Pino che stanno dietro le storie a fumetti, i personaggi che mi appassionavano e mi facevano sognare. Poi, per una bizzarra, serie di casualità, mi è capitato di cominciare a fare questo mestiere. Mi ci sono un po' appassionato, l'ho imparato facendo un sacco di vaccate come fa chiunque quando agli inizi, poi pian piano cerchi di farne sempre un po' meno da vedere se uno ci riesce, e quindi questo è il mio percorso. Però sì, diciamo che il fumetto è rimasto la mia costante. Però poi in realtà mi piacciono tutti i media ed essendo abbastanza curioso saltello di qua e di là, e anche per staccare un po', no? Cioè non faticherei tantissimo a fare solo una cosa, cioè per quanto a uno può piacere, non so, la crostata alle fragole, se mangio solo quella tutti i santi giorni che nostro Signore manda in terra, non Bisogna fine variare la dieta. tirato l'altro, no. Però c'è qualcuno che ci riesce, anzi, che dice no, altri media, cioè con amici, colleghi che figuriamoci, faccio solo fumetto, oppure scrivo solo libri e non riuscirei a fare altro. Cambia molto da come ci funzionano le sinapsi tra un neurone e l'altro. Sì, in realtà poi la scrittura tecnica del fumetto, secondo me, da profano, direi che è molto diversa da un romanzo, dalla prosa. Sì. Ed è Quindi divertente per quello. È divertente per quello. E ogni volta che balzo su un nuovo media o su un nuovo modo di far fumetto, perché poi ci sono un sacco di modi di far fumetto, ovviamente, se devo scrivere una roba epica storica per la Francia, o devo scrivere un episodio di Samuel Stern per la Bugs Edizioni, o se devo scrivere una storia breve di Topolino per la Disney, sono approcci completamente diversi. E lì mi diverto perché tutte le volte è un posto lavoro da orologiaio, per cui devi un po' smontare il giocattolo, capire come funziona, sperimentare, provare ad aggiustare le cose, quindi è per estensione anche sui nuovi media e su nuovi media, su nuovi media per me è sempre intrigante a metterci. sempre una nuova sfida. Io una cosa che ho notato, non so se sbaglio, mi sembra di più che sia facile, magari per uno sceneggiatore, passare al romanzo o ad altri media, piuttosto che il contrario. Un romanziere l'ho visto poco riuscire bene come sceneggiatura, almeno come ho visto io, poi non so se sbaglio o se hai un'altra visione da dare. Sì, è che beh, il fumetto ha caratteristiche un po' particolari che possono rendere un media ostico sia per chi scrive romanzi che per chi fa cinema, perché poi bravissimi sceneggiatori cinematografici poi con quei fumetti hanno qualche difficoltà perché
perché veramente tendono a pensare in un flow che scorre e non a frame fissi. Quindi il fumetto ha questa caratteristica che in realtà è un puzzle di immagini congelate che però affiancate una all'altra, grazie a quel meraviglioso baco di programmazione che ha il nostro cervello, per il quale se vedi due immagini affiancate, la mente tenderà a metterle in relazione in qualche modo, e allora puoi giocare su questo difetto di programmazione che abbiamo. Tu hai detto che hai imparato facendo e sbagliando. Hai fatto, io so che nella tua formazione c'è stata la scuola Holden qualche Sì, annetto fa, e che insegni abbastanza. anche a una scuola, l'Internazionale di Comics di Milano. Secondo te una scuola serve? Vabbè, chiaramente ci insegni, però voglio dire, come idea generale, è meglio imparare facendo o meglio andare a scuola? Ma per me la trasmissione di un sapere, di esperienza personale, di trucchi del mestiere, a prescindere comunque funziona. Ecco, c'è da constatare il fatto che sì, la scuola non va scambiata per finito la scuola, avrò un lavoro assicurato nell'ambito del fumetto, eccetera, Questo eccetera, eccetera. neanche l'università te la dà. L'università dico Questo nessun statale. corso di formazione te lo dà, però dal momento in cui sei lì per imparare i fondamentali di un'arte, non mi piace neanche chiamarlo mestiere il fumetto, imparare un po' la bottega, rubare l'esperienza di chi sta facendo quella roba lì, secondo me serve sicuramente, serve un valore, e poi credo anche un'altra cosa, che il valore nascosto e segreto della scuola non sia tanto, cioè, sicuramente quello che ci impari dentro, sicuramente quello che possono passarti i tuoi insegnanti, sicuramente è quello che dopo la scuola i tuoi insegnanti possono fare per te. Io ho diversi allievi, ex allievi che ho, alla fine ho continuato a seguirli. Adesso è bello vedere Tizio che è tutto felice, che pubblica il suo primo libro, piuttosto che Caio che vince il suo primo premio perché ha già fatto lo step addirittura successivo dopo, quindi quello è sempre figo. Però in realtà il vero valore delle scuole, di qualsiasi ambito, credo, lo riscontro comunque in quelle di fumetto che mi è capitato di frequentare, sono i gruppi di lavoro che si creano. Perché poi alla fine, in quella classe lì, in quel gruppo lì, in quel giro di amicizie lì, in quel giro di contatti lì, io lo dico sempre ai ragazzi quando vado, il tuo compagno di banco, che adesso è un mocciosetto esattamente come te, magari tra 12 anni sarà il tuo editor in una grande casa editrice. E perché poi alla fine i percorsi, ovviamente ognuno va per conto suo, però già imparare a fare blocco, a fare gruppo, a fare rete tra allievi e ex allievi ci si tende ad aiutare molto, e dove uno non arriva, arriva l'altro perché magari io ho delle capacità di un certo tipo e non ho altre che però un altro che non ha le mie, e quindi è la costituzione di nuclei di gruppi di lavoro che possono poi diventare davvero, no, come dicevo prima, mi ricollego a quello che dicevo prima, Gosci e Nuders erano vicini di casa, poi erano creativi tutti e due, erano dei geni tutti e due, ma lo sono diventati, e lo sono diventati probabilmente anche tramite una frequentazione, una profonda amicizia umana, un profondo rapporto di arricchimento reciproco che è stato talmente grande che alla fine hanno travalicato i confini e sono diventati un autore solo. Sì, come dicevi all'inizio. Stanno arrivando diversi saluti che ti riporto. Buonasera Paola Di Maio, Buonasera. Vincenzo Basile, Alessandro Lei. Se avete delle domande, il nostro Luca, come avete visto, è disponibilissimo. Io avrei curiosità, quindi dici che il valore aggiunto sono i rapporti, i contatti. Tutti i lavori creativi, no, tutti no, ma no, Molti? forse tutti. Tutti i lavori Tutti? creativi, no, cioè togliamoci dalla testa l'idea dell'autore, scrittore, eremita, chiuso nel suo. Tipo, ecco, a volte me lo dico, ma tipo Salinger, secondo voi non esiste più, secondo te? Chi lo sa? Chi lo sa? Forse la domanda corretta è mai esistito? Lui Anche. c'era. Però sì, è una cosa, sì, può essere ancora concepibile per il romanziere
autore, artista di altissimo livello, Cormac McCarthy, no? Finché vissuto, era un altro famoso per Burbero, che viene in questo ranch trincerato con le guardie che Sì, sparavano è addosso, vero, cioè, è vero. possa avvicinarsi, però sono robe anche un po' mitologiche, secondo me, perché comunque Ah. anche Salinger, anche McCarthy c'avevano un editor che avevano conosciuto in passato da qualche parte. C'è qualcuno che la prima volta aveva letto il lavoro del giovane autore, ha detto: "Ah, qua c'è del potenziale, lavoriamoci su e vediamo". Cioè, quindi Sì, in oggi c'è il effetti sì. web, effettivamente. Quindi, per paradosso, l'autore più solitario di tutti è forse lo youtuber o l'influencer, che in potenza davvero, da solo, davanti alla sua telecamerina, io sono di qua e dall'altra parte c'è tutto il mondo che mi guarda. E quello è concepibile farlo da sé. Qualunque altro lavoro creativo è difficile, comunque un po' di rete di relazioni, di conoscenze, di amicizie, di cose, ma perché è normale? Cioè, i circoli letterari sono sempre esistiti, i gruppi, le correnti artistiche, alla fine quello è. Non parliamo poi del cinema o di media che presuppongono il lavoro di gruppo per forza. A me piace tanto lavorare in gruppo, mi piace coscrivere, mi piace cosceneggiare, faccio robe da solo, ma mi piace scrivere a quattro mani, a sei mani, a volte. Ma è difficilissimo, secondo me, scrivere a 4 o 6 mani. Dipende, Vabbè, dal dipende. mio punto di vista, perché. Sì, ma credo che bisogna un po' stabilire i ruoli prima. Quindi Vabbè, chiaramente alcuni ognuno lavori, sia come hai detto tu, il capace. cinema non lo puoi fare da solo, è impossibile. Quindi chiaramente, ma credo che anche il fumetto, soprattutto se uno è solo sceneggiatore, Però chiaramente si deve affiancare. esatto, se tu pensi alle grandi sceneggiature per il cinema, di solito erano scritte a coppie, cioè pensiamo a Sì, Scarpelli, per esempio, ma perché? Perché poi alla fine uno magari tende a diventare o a prendere il punto di vista di un determinato personaggio, l'altro sceneggiatore tende a prendere quello dell'altro e quindi si crea una dinamica che è vera e che funziona. vabbè, Ace Scarpelli è un duo di sceneggiatori, però anche là sono cresciuti anche insieme, insomma. Allora, è arrivata una bella domanda dalla nostra Paola. Salve, vorrei chiedere a Luca se c'è un autore in particolare che l'ha ispirato particolarmente. Attualmente a quale tipo di lettura si è avvicinato? Grazie. Allora, innanzitutto tu leggi, questa è la domanda fondamentale. E questo forse è l'unico punto di vanto che posso fare nella mia carriera sulla quale non ho veramente né la voglia, né la forza, né l'interesse a esporre qualche giudizio. Ma una cosa di cui mi vanto e vado fiero è il fatto che ho iniziato a leggere molto da piccolo, intorno ai 4 anni. Ho iniziato a leggere fumetti a 4 anni. E da allora, adesso sono 47, quindi sono 43 anni che non passa giorno che io non legga fumetti. E Allora, quindi già questo, cento e lode, cento e sono lode. prima di tutto un lettore, a cui poi incidentalmente, per colpi di fortuna o di sfiga, secondo i punti di vista, è capitato di diventare anche autore, ma principalmente io continuo a essere, sarò sempre un lettore di fumetti, tant'è che adesso faccio l'editor, è quello strano mestiere per il quale non hai una qualifica, non c'è un corso di studi per diventare un editor, non c'è una formazione precisa, non c'è, però è quella cosa che tu reiteri, leggi talmente tanto che a un certo punto diventi un lettore professionista. E per me è quella la cosa più bella di tutte, cioè io fondamentalmente sono una persona. Una volta andavo a comprarmi fumetti quando ero ragazzino con i soldi, 5.000 lire in tasca e cose. Pensare che adesso a 46 anni, 47, sono pagato da qualcuno per leggere fumetti è una cosa veramente formidabile. Cioè, come Sei il mio dire, idolo, bellissimo. è come dire, appunto, mi piace il vino e diventi un Sommelier, enologo che pagato si per fare. in giro per il mondo e sei stipendiato per assaggiare vino, cioè cosa c'è di più bello nella vita? No, no, ma sono un bastardo fortunato, cioè non è che non Lo pensiamo tutti. E diceva Paola, se c'è un autore che ti ha ispirato Allora, particolarmente. autori che mi hanno ispirato tanti, tantissimi, appunto, leggendo tanto, leggendo di tutto, leggendo robe di ogni tipo, ce ne sono tanti. Io ho cominciato
è il mio grande, i miei primissimi amori, a parte le cose più per bambini, che potevi leggere il Corriere dei Piccoli da ragazzo, cosa. Però la grande gasa fumetti adolescenziale mia sono stati i fumetti Bonelli, sicuramente, e i fumetti argentini. Guarda, a 4 anni leggevi, ti posso chiedere se ti ricordi cosa leggevi? Il Leggevo rivista primo fumetti, fumetto, dai, se primo vediamo se ti fumetto, ricordi. non ricordo, erano le storielle dei i Master of the Universe Allora, a che 4 anni. uscivano, sì, che uscivano all'epoca su giornali varie riviste. All'epoca poi era pieno di, poi c'è stata la moria purtroppo, infatti non ci sono più lettori nuovi di fumetti perché non ci sono più fumetti per bambini e per ragazzi piccolini, ma Credo a parte Topolino, non vorrei dire Topolino è cavolate. rimasto veramente poco. La Tunué sta facendo Però non dei, è da edicola la tua, se non sbaglio, non no, vorrei dire. esatto, la libreria. No, l'unica cosa dell'edicola rimasta è Topolino, sicuramente. Credo All'epoca Topolino, no, no. Non vorrei fare l'edicola torto a nessuno, ma per bambini ci sta Lancio e Scorpio che sono per adulti. sì, sono per ragazzi, adolescenti, Ragazzi, sì. adulti. Adulti sono, sì. Non per bambini, sì, è vero, sì. Non c'è più il Corrierino, il Corriere dei Piccoli. Credo non ci siano più. Ridicolo, ma poi c'erano veramente caterve Di riviste, sì, sicuramente non ci di sono più. riviste per ragazzi. C'era più, me lo ricordo, ma Ma hai veramente. un genere preferito, per riprendere la domanda di Paolo, a quale tipo di lettura ti sei avvicinato? C'è un genere che... Però, appunto, come filone, appunto, dopo un po' sono passato veramente su Bonelli, di cui sono Ah, diventato quindi attualmente è lettore Bonelli, grosso modo. appassionatissimo, e tuttora continuo a leggere Bonelli. E poi il grande fumetto argentino, che purtroppo è una roba che anche lì è andata a estinguersi, a morire. Infatti, Però i grandi autori, se devo citare il mio autore preferito, in questo caso uno sceneggiatore completo, che era Oesterheld, l'autore sì. E lui è dell'Eternauta. sceneggiatore, perché poi c'era... Sceneggiatore puro, Sì, sceneggiatore pure, sì. per me, appunto, Grandissimo lo autore. dico a tutti quelli, soprattutto giovani, se vi capita di stare, non l'avete ancora L'Eternauta. letto, leggetevi l'Eternauta, che per me è il più bel fumetto Ha avuto della. tantissime riedizioni in ogni forma. Io non prenderei quello là troppo grande, insomma, ne ha fatto uno 100.000 talmente. edizioni, una più sbiadita dell'altra, per Sì. continuare a stampare dagli stessi cliché originali. E cosa? Peraltro, so che è in produzione la serie Netflix, quindi Sì. tornerà anche in Quelle auge. sono sempre da prendere con le molle, le serie. Allora, Però. sono arrivati altri saluti. Mario Dino. È arrivata anche un'altra domanda. Allora, ciao ragazzi, ciao. Gianmarco Fumasoli, che sarebbe l'editore della Bax, ha detto che per la Bax stai preparando una serie di orrore da edicola. Mamma mia, abbiamo beccato uno che ha seguito sia la live che ha fatto Gianmarco, sia Questo è me. uno che ti Ho segue, quindi. spoilerato lui, quindi sì, sono al lavoro su una serie di edicola horror tutta mia che uscirà l'anno prossimo. Gianmarco mi ha infilato un chip nella testa che esploderà se spoilerò qualcosa su questa roba, Quindi quindi non non ne possiamo parlarne, solo che c'è posso in ancora arrivo. parlare, però sì, comunque siamo Possiamo alla dire grandissima. così, possiamo estorcerti qualche... che genere di horror sarà? Questo lo possiamo dire? Horror urbano, horror... Allora, è sicuramente un horror urbano. Beh, poi dai, non mi sbilancio più di così Hai perché paura? sennò Vabbè, non voglio metterti difficoltà. vi guasto la sorpresa. Però sì, Ok. c'è questa cosa in lavorazione con la Bugs. Attualmente sto facendo due cose, cioè sto mettendo in piedi questa serie d'edicola. Un'altra cosa che posso dire è che la reputiamo e l'abbiamo scelta perché come taglio, impostazione e struttura è una cosa molto differente da Samuel. Sì, che pure Quindi sarebbe horror volendo, sì, o rimane sbaglio. horror, cioè il genere rimane quello, però l'horror ha anche tante forme, Sì, tante tanto sfumature, declinato, tanto declinato. Quindi perciò ti tante chiedevo la cose. declinazione se la potessi in qualche Esatto. maniera Abbiamo rivelare. scelto, ancora non posso dire nulla, ma ci sarà modo. Magari facciamo un'altra live in cui un po' più Quando esce avanti, la facciamo, dai. in cui Possiamo dire disegnatori al lavoro o proprio non vuoi proprio... No, non lo dice, ok. Passiamo oltre, va bene. Un'altra domanda, una domanda fatta nella precedente diretta che magari ripropongo, l'autore è diverso, giustamente. C'è più difficoltà nel lavorare ad una sceneggiatura, riduzione di un romanzo o una certa creatività? In realtà non credo che Luca abbia mai fatto riduzioni di romanzi. Però. allora, riduzione di romanzi non mi è mai capitato. Avevo pensato di lavoricchiare un po' sulle robe, ma poi non ho mai fatte a fumetti.
Diciamo comunque penso che siano due tipi di difficoltà diverse, cioè, e di nuovo dipende da come uno è fatto. Magari uno è un ottimo adattatore. Io, ecco, non ho fatto adattamenti di romanzi, ho fatto biografie, fumetti. Quindi lì ti devi prendere la vita biografica di un certo personaggio e devi insomma studiarla, sviscerarla. La cosa divertente è dare un taglio, no? Cioè, perché comunque raccontare una vita, una trama, una storia, una roba in un altro media. E comunque presuppone trovare il punto di vista da cui raccontare la stessa cosa e lo stesso soggetto. Quindi per alcuni può essere più difficile, per altri può essere più semplice. Inventate di sana pianta, sì, mi capita di fare cose inventate da me, quindi sono i lavori d'autore che hanno anche un approccio anche contrattuale diverso, cioè proprio una cosa. A volte ti capita di fare quello che gli americani chiamano il work for hire. Cioè andare a lavorare su personaggi preesistenti creati da altri, cioè quindi scrivo Topolino, Dylan Dog, Samuel Stern, l'Uomo Ragno o Tiramolla, cioè capito? E sono due robe proprio molto diverse come approccio, anche come filosofia. Vogliamo rubarti il lavoro, ci dici il tuo metodo? Magari lo possiamo mutuare. Abbiamo tanti aspiranti autori nella nostra associazione. Come lavori tu? Se ne avessi uno potrei dirlo, come lavoro? Accendo il computer, apro il file della roba su cui sono più in ritardo e mi metto a Vabbè, ma come scrivere. inizi? Il foglio bianco. Innanzitutto usi ancora un po' la penna o andiamo tutto a No, digitale? carta e penna ce l'ho proprio qua vicino, c'ho tipo, vi faccio vedere, tonnellate di fogli, carta, appunti, Ah, quindi usi note. ancora carta e penna, la usi per appunti o per abbozzare Sì, qualcosa? assolutamente, quello funziona. Ti fai i disegnetti della tavola, come la vedi, eccetera, eccetera. E poi qual è il metodo? In realtà la risposta è molto prosaica e molto triste, nel senso che il metodo lo decide il tuo committente del momento. Quindi ci sarà l'editore che ti dice: ah, mandami prima uno scorporo, un soggetto di tot righe, fammelo più lungo, fammelo più corto, poi facciamo la scaletta, poi eccetera, eccetera. Però normalmente si inizia da un soggetto. Normalmente si inizia da un soggetto che però a volte manco c'è, perché io sono arrivato al punto che ormai faccio fumetti dopo una chiacchierata con la persona giusta, al momento giusto. Ah, questo è figo, dai, vai a casa e facciamolo. Quindi Vabbè, c'è questo è perché questa. c'è tanto mestiere, immagino. Sì, ovviamente sì. Poi un ragazzo, cioè uno giovane, effettivamente consiglio sempre di andare per step e di non bruciare le tappe, di non partire alla carlona senza sapere dove stai andando. In realtà io anche da giovane lo facevo, ma non ho mai studiato fumetto, quindi non ho mai avuto metodo e continuo a non averlo. Però diciamo che ho preso un po' di musate contro il muro e insomma, le cose che forse è meglio non fare le ho capite. Quindi sì, comunque all'inizio schematizzare un po', capire. Poi il grosso problema del fumetto rispetto ad altri media è lo spazio fisico. Cioè un albo avrà tot pagine, una pagina limite, una pagina avrà tot vignette limite e oltre quella gabbia lì non ci puoi andare. Se scrivo un romanzo, un capitolo in più ce lo posso infilare. Per paradosso al cinema anche, se serve un minuto di girato in più per una scena si può fare, non è infattibile. Il fumetto ha delle griglie molto precise, un contenitore, tu devi semplicemente decidere in quelle formine lì che sono le vignette cosa mettere. E non è che puoi infilarne una di più dove ne hai già messe due, una vicino all'altra. I limiti possono essere anche uno sprone, giusto? Cioè, perché tu hai detto Assolutamente, un minuto in più al cinema lo puoi fare, però quel minuto in più magari ti costa 3 milioni di costa euro. Invece nel fumetto. milioni, ma costando i milioni si può fare. Se un albo, se Dylan L'albo quello Dog, è quello, se però Dylan non Dog ha il sono 94 costo. pagine, io ho Samuel Stern a 94 pagine, io non posso andare da John Mark e dire: ah, la mia storia voglio che ne abbia 104, perché è più figa se Gianmarco giustamente mi dice: sparisci e toglimi queste 10 pagine, inventati qualcosa perché la storia funzioni lo stesso, sia figa lo stesso senza quelle 10 pagine in più che hai messo. Quindi è proprio un muro invalicabile, cioè non, è, ed è non negoziabile, ecco.
E quindi quello è perché è un formato standard, in Francia Diciamo uguale. che diciamo però il formato griglia italiano, diciamo italiana per dire griglia Bonelli, quello di Samuel Stern, di Dylan Dog, insomma, è quello là francese, è diversissimo. Cioè, come, Sono molto diversi. quale ti piace di più? Se ti piace uno di più, chiaramente. Difficile da dire perché secondo me hanno entrambi le loro sfide e le loro cose divertenti e le loro e anche i loro punti deboli, forse. Sicuramente quella francese è una narrazione che devi, c'è un po' diversa, un flow diverso proprio, devi imparare a costruire una pagina. Poi in realtà il colore dovrebbe essere anche narrativo, quindi devi fare i conti anche col colore, immagino. Certamente, come col fumetto americano, mi capita di scrivere Certamente. anche il fumetto americano, anche lì, appunto. In Francia c'è gli albi che possono avere 46, 54, 62, 70 pagine, quindi quelli sono. Negli Stati Uniti c'è gli issue da 20 pagine, quelle sono. Però ognuno ha il suo flow diverso, ha la sua cosa Sì. diversa. La mia fortuna è che, appunto, essendo un lettore voracissimo, onnivoro, ho sempre letto di tutto. E quindi alla fine più o meno so cioè cosa significa fare un fumetto americano piuttosto medio, piuttosto che un roman graphique, piuttosto che appunto la storia di un personaggio che già esiste e quindi ha dei paletti ancora più stringenti, ha dei parametri ancora più stringenti. Io ti voglio fare i complimenti, non lo dico per piaggeria, perché tu passi da un romanzo al fumetto bonelliano, diciamo bonelliano per dire griglia Bonelli, italiana, sì. francese, americano, che sono tutte cose completamente diverse e che per i quali le persone magari studiano apposta per quello, per narrare in quella maniera. Quindi Eh non è sì, boh, facilissimo. ma anch'io ogni volta che ho cominciato ho studiato, ripeto, col grosso vantaggio che ho sempre avuto, che essendo un Letture vorace. lettore molto, molto appassionato, sicuramente ho avuto gioco facile, e non è che se mi hanno preso a fare appunto una cosa per la Disney, ho detto, oh mio Dio, cos'è Paperino? Andiamo a cercare di capire cos'è Paperino e come funziona Paperino. Avevo già un'idea. Da super lettore anche di roba disneyana, e quindi poi provi e capisci che non è, cioè, un fumetto disneyano interessantissimo, un altro passo completamente diverso da tutti gli altri, proprio dei, cioè, il fumetto alla fine è ritmo su carta, no? E la Ritmo su scansione carta. delle vignette è una roba che dà ritmo, è una musica che non suona, ma c'è, è lì. Quindi ha proprio i beat e ogni modo di fare fumetto ha i suoi beat e ha il suo Quindi veramente potremmo dire che serve orecchio per fare fumetto. serve orecchio, anche se è strano perché è un media iper musicale, iper ritmico, Però è muto. però alla fine un alba fumetti lo scuoti ma non emette alcun suono, È muto, però è musicale. È interessante come. ma è pazzesco il fumetto, è muto ma evoca la musica. È fermo, ma evoca il movimento. È proprio stranissimo. Ed è tutta una roba che fa il nostro cervello. Allora, se tu inizi a capire, c'è cioè, secondo me, anche un po' un lavoro da neurologo o da ipnotista. Cioè, fondamentalmente, ripeto, il fumetto si basa su un baco che ci abbiamo noi nella testa, che davvero è quella roba lì, che lo spazio bianco tra una vignetta e l'altra, e noi tendiamo a riempire quello spazio bianco con eventi che succedono tra un frame e l'altro. E quindi fondamentalmente un po' un gioco di ipnosi e di mentalismo nei confronti di chi ti sta leggendo. E se quel gioco di mentalismo tu riesci a farlo bene, fai un fumetto che poi funziona e attira i lettori e piace, la gente lo ama. Ma tutti i grandi autori hanno la loro chiave stilistica, hanno il loro codice, hanno il loro ritmo che è riconoscibile, che è personale, che è loro. E a quella musica lì il lettore si appassiona e continua a seguirla, volendo. Come dicevo anche prima offline, la curiosità che avevo è che molti che emigrano, per così dire, molti autori che emigrano sono disegnatori. Sì. Lo sceneggiatore che emigra è più raro, forse per la barriera della lingua, immagino, o per Forse altri per la motivi. barriera della lingua, sicuro. Oggi in realtà Però la tu Francia. sei emigrato, diciamo, non dico facile, però stessa, lavori molto all'estero, quindi volevo chiederti come, qualche consiglio per chi volesse, tu come hai fatto, se posso chiederti. Io ripeto, io come ho fatto che non è stato casuale, cioè io ho cominciato anche in un altro periodo, ho cominciato a fare fumetti in Francia. Peraltro, quindi, e senza sapere la lingua francese all'inizio, la pazzia. Però
Però era il 99, sono andato sulla mia prima Angoulême fondamentalmente per comprare fumetti da leggere. Poi è successo che stavo con un mio carissimo amico di allora e di tuttora, Luca Erbetta, che si era portato sul portfolio da far vedere agli editori e alla fine ha trovato una casa editrice che ha detto: "Ah, i disegni sono interessanti, vorremmo farti fare delle storielle, storie brevi. Però adesso non abbiamo sceneggiature da darti. Tu per caso conosci qualcuno che scrive?" Io fondamentalmente passavo di lì, ma se c'era un altro al posto mio, cominciava un altro. E da allora, appunto, ho cominciato a scrivere questi brevi racconti western per lui. Scriverli nemmeno, perché poi non avevo nemmeno idea di cosa fosse una sceneggiatura, c'ero proprio all'oscuro di tutto. Quindi facevo degli storyboard bruttissimi fatti a mano, con tanto di lettering scritta a mano nei balloon, e glieli dava e lui li disegnava bene. Poi ho capito che esisteva anche una roba che si chiama sceneggiatura, che era un linguaggio tecnico. All'epoca era anche più difficile, non c'era internet. Adesso puoi avere tutto: vuoi la sceneggiatura di un film, la trovi, vuoi la sceneggiatura di un fumetto, la trovi online, o vai a chiederla all'autore, l'autore te la manda volentieri da leggere, da studiare. All'epoca era anche più complicato trovare modelli di riferimento, cose da seguire, quindi tutto molto spannometrico e tutto molto, molto casuale. E infatti ho cominciato così, peraltro senza sapere l'inglese, perché l'amico in questione mi traduceva pure le cose in lingua, perché lui per fortuna lo sapeva. E poi ovviamente pian piano, continuando, l'ho imparato anch'io. Insomma, adesso lo so come l'italiano, ma quello. Adesso dicevo, appunto, per chi migra forse è più semplice, perché col web tutto a portata di click. È un vantaggio, uno svantaggio, perché tu puoi arrivare a chiunque, ma chiunque può arrivare a chiunque. E quindi c'è un'enorme confusione, cioè, quantomeno una volta oggi, cioè, in tempi pre-web, pre-social, o pre WhatsApp, in qualche modo, cioè, c'era un po', quantomeno, questo discrimine che per arrivare a pubblicare, arrivare al cospetto di un editore, eccetera, eccetera, dovevi veramente partire col portfolio, andare fisicamente sui festival, fare la coda per beccare l'editor che valutava i tuoi portfogli, eccetera, cioè, o ti dava 2 minuti per discutere con te, ti dava il biglietto, il leggendario biglietto da visita con la tua mail, con la sua mail, tu lo custodivi gelosamente, quindi soltanto tu avevi la mail dell'editor famoso in questione, poi iniziavi a contattare lui, eccetera, eccetera. E quindi quello era un tasso di difficoltà. Oggi chiunque è contattabile da qualsiasi persona. Questo però fa sì che dall'altra parte, appunto, gli editor siano subissati da uno tsunami di proposte, di cose che non riescono a trattenere, non riescono a gestire, e quindi fondamentalmente, non so, non dico che si sta meglio quando si sta peggio, ma oggi è un po' più complicato esordire anche per quello, soprattutto per i grandi editori è complicato esordire, perché i grandi editori ormai hanno messo un, tra virgolette, paletto. Questo lo vedo molto diffuso sia in Italia che in Francia che negli Stati Uniti. Tendenzialmente ti dicono: "Ok, tu cosa hai pubblicato prima? Perché hai pubblicato in precedenza? Fammi vedere il tuo lavoro e poi sulla base del tuo lavoro valuto se mi interessa il modo in cui lavori e valuto la possibilità o meno di prendere in considerazione una tua proposta." Allora, stanno arrivando altri saluti. Io forse un'osservazione che potevo fare è che in effetti la fine delle riviste che abbiamo detto prima, dove magari erano anche palestra e davano delle pubblicazioni, forse non Assolutamente, aiuta neanche il mercato, anche gli autori, a parte fermare i lettori, però magari non aiuta neanche a chi vuole esordire, penso, posso pensare come idea. assolutamente. Le riviste erano una manna per gli esordienti, assolutamente. Ragazzi, che vi devo dire? Non ci sono più perché non interessano i lettori, e probabilmente se tutti quelli che volessero fare fumetti su rivista, se uscisse una rivista, andassero a comprarla, Vabbè, magari le cose però cambierebbero. diventerebbe tipo fanzine, te le ricordi? Sì, beh, le fans Sì. erano una cosa assolutamente clamorosa, quello era. Poi, appunto, quello è il mondo da cui vengo, appunto.
l'altro lato, mi piacevano gli argentini, mi piaceva Bonelli, ma poi appunto c'erano tutte le Orient Express, tutte queste, c'è tutte Quelle erano le riviste, vero e riviste d'autore, più patinate, meno patinate, lì c'erano mondi meravigliosi, aprivi sti libri, ti trovavi Jodorowsky e Jimenez a pagina 2, Manara a pagina 4, Prata a pagina 10, poi tutti. c'era anche l'esordiente, magari. E poi magari c'erano due o tre storie di autori esordienti che E poi quindi però. venivano in qualche maniera, come dire, portati, Sì, insomma. Diciamo, sì. quindi, allora, stanno arrivando altri saluti. Ah, prese tutte, penso si riferisca a tutte le riviste che abbiamo nominato. Vabbè. Quindi, buonissime letture, oserei dire. Sì, Allora, lei abbiamo. legge, beh, bellissimo, cioè leggere fumetti è la cosa più figa che c'è, almeno per me. Ma fumetti, ma leggi anche romanzi in prosa? Tu le Romanzi, scrivi pure, quindi. meno dei fumetti perché, però mi piace, sì, sono abbastanza un lettore, sono meno lettore compulsivo di altri amici che scrivono romanzi o cose, però sì, leggo mediamente, se riesco a farmi fuori un libro ogni 15 giorni sono contento, dai. Allora, una curiosità, quando fai una sceneggiatura, posso chiederti a cosa curi di più, cosa ti piace curare di più? Non lo so, i dialoghi, la trama, non lo so, ci sta qualcosa che, alla quale poni più attenzione, che è un po' il tuo marchio di fabbrica, gli autori ce l'hanno, no? Io non lo so se è un marchio di fabbrica, non ne ho la più pallida idea. Cosa. I dialoghi mi piacciono, mi diverto molto a scriverli. Quello sì, posso dirti le cose che mi divertono. Mi diverto tanto a scrivere i dialoghi, tant'è che di solito, ecco, un metodo che ho mio per me stesso, non ho la più pallida idea se possa funzionare per altri, infatti non è che lo consiglio a livello didattico, però a me funziona che scrivo delle lunghe stringhe di dialogo, battuta a battuta. Poi scompongo e vado a sequenziare sulle pagine e al dialogo aggiungo più Quindi li cose. estrapoli dalla sceneggiatura, scrivi il Sì, dialogo scrivo prima il dialogo e poi lo incasello nelle e creo vignette. una scansione di tavole sulla base di quello che ho fatto sul dialogo e poi una scansione di vignetta, un'alternanza di vignette sulla base della scansione di tavole che ho fatto prima. Però Quindi tante volte. parti dal dialogo, Sì, giusto? prima, Quindi. sì, molto spesso sì, il dialogo mi piace molto e faccio fumetti molto dialogati e anche molto verbosi. Sono uno che pensa ancora che i fumetti vadano letti e non guardati, ecco. Poi benissimo la narrazione decompressa, benissimo i libri veloci, benissimo tutte quelle meravigliose cose In effetti ti che lancio una provocazione, c'è leggo molto volentieri. questa. Mi reggo molto volentieri in piedi in fumetteria in 2 minuti e mezzo, poi chiudo, ripongo e Ah, poi andiamo. li scrocchi. Per forza. Allora, c'è una. Ti volevo lanciare questa provocazione perché c'è una tendenza a fare dei fumetti con poco dialogo perché dice i ragazzi hanno poco tempo, facciamoli veloci, molto colorati per attirare il lettore Sì, giovane. ripeto, C'è questa attirano. linea, c'è questa linea. C'è questa linea, ripeto, occhio, lo dico ai giovani, che se fate robe estremamente veloci e decompresse, ve l'ho detto, la gente arriva, ve le sfoglia, Non ma lo compra. portate il vostro fumetto veloce e decompresso che si legge in 4 minuti su qualunque stand, in qualunque fiera, la gente arriva, se lo sfoglia, ah, oh, figo, bello, lo compro. E In realtà magari questo. si prende quello per paradosso verboso con più testo. Poi, ripeto, secondo me non è mai una questione di più o meno testo, è una Vero. questione di come si scrive. Di contenuto, magari. Sì, di contenuto e di stile e di modalità di scrittura. Cioè, voglio dire, Zero Calcare, l'autore più venduto in Italia, no? Che fa delle Sì. slap di testo così. Quindi non è Sì. vero che il fumetto decompresso è quello che funziona, cioè, non necessariamente. Prendiamo lo Sclavi dei primi di Land Dog. Sì, Ma quello era c'era particolarmente. tipo delle vignette dove c'era il personaggio piccolino tagliato e sopra un testo così, ma il valore di quel testo e la qualità di scrittura di quel testo erano quelli che facevano la differenza. Quindi Neil Gaiman, lo stesso Moore, cioè tutta gente Moore, sì, che questi sono scrittori più che. sì, esatto, e quindi quello è l'importante per me è che scrivi bene, poi puoi anche scrivere tanto. La qualità del contenuto, diciamo. Sì, esatto. La bravura è quella, non
non per forza il dire facciamo andare veloce le cose. Poi, per contro, ci sono fumetti meravigliosi che sono quasi muti, cioè penso a Blame di Inoue, un manga strepitoso dove ogni tankobon ci sono sei battute e sei robe, ma ti ci tuffi dentro, ci entri, ti coinvolge, cosa. Quindi non sto facendo la gara chi ce l'ha più lungo o chi è più figo, semplicemente sto dicendo non buttiamo via il fumetto scritto o non mettiamolo un gradino sotto a quello al fumetto cinetico e veloce. In realtà, uno dei manga che abbiamo nominato prima, che è anche uno dei miei preferiti, Death Note, ha un contenuto molto. È forse uno dei Ah, pochi vabbè. manga che mi sono messo il segnalibro perché era proprio lungo da leggere. Ha un bel po' di cosa, però ha un ritmo talmente forsennato e talmente ben scritto che ha una qualità di scrittura sua Enorme. e quindi ci sta. Allora, le edicole sono in sofferenza, non lo dico io, si sa. Però tu lavori con la Bax che ha portato in edicola, adesso uscirà pure una tua serie oro, l'abbiamo Perché anticipato prima. Gianmarco è matto e quindi che glielo devo dire? Io continuo sempre a dire no, dico no, ci creo, Però ragazzi. io nell'edicola sono cresciuto, tu anche, vabbè siamo Sì. della stessa generazione, non dico niente di strano, però secondo te non è un... Che ne pensi di questo? Il mercato come sta, secondo te, da autore, come sta cambiando il mercato in Italia, soprattutto dove viviamo? Beh, in Italia sì, le edicole stanno chiudendo. In realtà il motivo per cui stanno chiudendo non è perché falliscono, c'è la crisi, eccetera, eccetera. Il motivo principale per cui le edicole stanno fallendo in questo paese è che i genitori vecchi edicolanti le chiudono e non hanno, i figli non vogliono continuare il lavoro, non trovano nessuno fondamentalmente che voglia fare edicolante al posto loro. Quindi, secondo me, è anche un po' da sfatare il mito dell'edicola che va in default, anche perché Sai, l'edicola. secondo me è vero, perché ne ho conosciuti personalmente, però non ci avevo mai Anche pensato. perché Ecco. l'edicola poi fondamentalmente, a parte i chioschetti vecchi che c'erano una volta, i baracchini che vendevano solo quello, però mediamente l'edicola cosa fa? Vende anche tabacchi, vende, cioè c'hanno tutta una serie di cose che quindi non è quella la questione. Quando chiudono 9 volte su 10 è perché veramente non c'è un ricambio generazionale di un tizio che dice voglio fare l'edicolante al posto tuo. C'è ancora spazio per questi oggettini qua che escono nelle edicole? Non lo so. Finché c'è un margine per cui lavorarci, come dice giustamente Gianmarco, ci si lavora e poi si andrà sulla libreria, da cui peraltro la Bugs è nata, però giustamente lui ha il sogno di fare serie edicola e di andare a pubblicare su quel territorio lì. Dal canto mio, una delle robe che mi manca ancora come tacca sul fucile, effettivamente avere una serie edicola tutta mia, che mi creo io, che cosa che mi ha interessato sempre di più, forse per paradosso, che andare appunto a scrivere per il personaggio famoso. Cioè, non sono in tutta la mia vita, non ho mai proposto nulla a Bonelli e non mi è mai interessato lavorare nulla a Bonelli, pur essendo un lettore voracissimo e amante tuttora del lavoro che fanno, che è straordinario ed è veramente entusiasmante. Però forse mi stuzzica di più l'idea di dire, sai che c'è, mi faccio il mio personaggino tutto mio, me lo sviluppo per conto mio, mi creo lo staff dei disegnatori, mi faccio le mie cosette, lo mandiamo. Sarà una miniserie, ma una miniserie che si concluderà quando deciderà il lettore. Avrà una Vabbè, conclusione per forza di in bocca cose, al lupissimo, vabbè, è ci sarà. arrivato un commento a riguardo a pennello. Comunque io sono cresciuto a Pane e Bonelli, un po' come tutti, ora anche Bugs. La tua nuova serie sarà certamente mia, ma questo è già un tuo lettore. Complimenti Vabbè, per tutto quello che scrivi, grazie per la cavolo. fiducia. No, io ti dico, comprati il primo numero, poi se ti piace vai avanti, se no buttalo via e ti do anche il permesso di sputarmi in un occhio se mi incontri su una fiera. Mi Cioè, parrebbe esagerato la spruzzata di occhio, però... non ho proprio la pretesa di piacere a tutti, voglio proprio provare a fare una cosa che mi piace, che mi diverte, provare sicuramente a intercettare il gusto e certe cose che magari posso sentire che possono interessare i lettori, magari toppa alla grande, ma ripeto, mal che vada, adesso non so quanti numeri in lavorazione, si comincia e al limite finisce Io spero che vada bene e magari ti prenoto per presentarla qua in live il lettore. Sì, no, se volentierissimo,
farà quando molto uscirà. piacere. Se gli dei del fumetto ci sono amici, sarà l'anno prossimo. Poi quindi pian piano 2025. andremo un po' a spoiler. Sì, Gianmarco ci crede lanciatissimo. Io forse dico, aspetta, vediamo se ce la facciamo. Ma insomma, comunque, no. Poi lui ha una struttura molto che lavora veramente molto bene. Cioè, comunque mi sgravano parecchio e si sbattono un casino. Quindi, cioè, veramente chi ama il fumetto in generale e chi non parliamo di chi ama il fumetto di Dicola, però sti ragazzi deve proprio dirgli grazie, perché poi giustamente poi quello che fanno può piacere o meno, certe scelte editoriali che fanno possono piacere o meno, però davvero vi dico, tenere insieme quella macchina editoriale lì, quella roba lì, senza avere la struttura dietro, il personale dietro, il gruppo di lavoro dietro, l'esperienza dietro Gabonelli, è una cosa che rasenta l'etico, secondo me. Cioè, proprio. E infatti, Facciamo i complimenti a Gianmarco e alla loro io struttura, sicuramente. voglio più che dire che te sei scemo, sei fuori di testa tutte le volte, perché tutte le volte fai sta cosa. Ho fatto leggere un'ideuzza che avevo, facciamo una serie di Nicola su questo. Ho detto, ma no, non può essere, ti senti quando parli, non puoi, non posso, non ci credo che mi stai dicendo che tu vuoi fare una serie. Eppure Invece. siamo arrivati che ci siamo convinti e la stiamo mettendo in piedi e ci si prova. Poi ripeto, il sottotitolo con cui vorrei presentarlo, ecco, mi E quale ci piacerebbe. si prova? No, tipo, mi piacerebbe presentarlo, non so se sarà ufficiale ufficiosamente, ma nella mia testa di ufficiale mi piacerebbe presentarlo come l'ultimo eroe da Edicola. Ah, vabbè, magari l'ultimo potrebbe essere L'ultimo che sicuramente no, però è che te la gufi, non lo farei l'ultimo, un è una nuovo piccola eroe da dico. che butto lì. Eh no, perché poi la Bugs fa tante cose che coraggiosamente mette in edicolo, come hai detto tu, Però, senza ragazzi, avere. non dimentichiamo che la Bugs è un editore nato come editore di libreria, molto radicato sulla Libreria, libreria, funziona certamente. molto bene sulla libreria. E che per paradosso dell'edicola può farne a meno, questo sì, avevo Sì. seguito anch'io la diretta che aveva fatto Gianmarco, e quindi sì, finché l'edicola va avanti e funziona, ci si butta la passione, la voglia, la presa bene, cosa. Dal momento in cui i conti non tornano più, ovviamente non c'è problema, si va sulle Vabbè, io librerie spero che i conti tornino perché sono affezionato. ti danno Sono le praterie. affezionato alle edicole. Sì, anche a me piace. Infatti, appunto, ripeto, l'idea di arrivare un giorno e di vedere questo albetto piccolino, pieghevole, tutto stropicciato con un personaggino che prima non c'era e poi c'è stato perché ci ho pensato io, è super divertente come cosa. Poi da lì Dai. vediamo come va, ripeto. Spero e sono sicuro andrà bene, come diceva anche il nostro amico che ci segue. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra oretta. Abbiamo detto tante cose. Quello che volevo chiederti in chiusura è se avevi, tu leggi tantissimo, ma secondo te c'è qualche autore che un appassionato, uno che aspira a diventare sceneggiatore, deve leggere? Io ripeto, allora, ce ne sono a strafottio. Io, a tutti quelli che vogliono imparare a scrivere un buon fumetto, secondo me, io torno a consigliare gli argentini. Che in sto mondo fatto di manga, fumetto all'italiano, bonegliano, fumetto francese, cosa? La scuola argentina è stata sfortunata perché ha avuto periodi floridissimi. E poi dopo la dittatura, dopo la crisi economica, eccetera, eccetera, tutta la storia che hanno avuto un mercato che è andato a morire, ma in realtà ha partorito e continua ancora a partorire adesso. Per me i fumettisti più grandi del pianeta vengono tutti da lì, gusti personali, e parlo sia di disegni, perché se pensiamo alla scuola di disegno realistica argentina in bianco e nero, veramente i più grandi, i più pazzeschi e cosa, e però allo stesso tempo anche i disegnatori. Per me, ripeto, Oesterheld, che scrive negli anni 60, scrive robe che sembrano scritte oggi, e quindi già quello ti fa capire la sua caratura e la sua roba di travalicare proprio tutto. Quindi lui lo consiglio sicuramente. Un altro grandissimo autore argentino, scrittore, sceneggiatore di fumetti, da recuperare, da riscoprire, secondo me, era Carlo Striglio, Sì. che ha lavorato anche tanto per l'Euro all'epoca, ora Aurea, cosa che anche lui faceva cose da pazzi.
e proprio lì c'è una qualità di scrittura e una letterarietà che veramente nel fumetto che viene prodotto altrove è difficilissimo da trovare. Quindi io consiglio a tutti magari di fare un po' di archeologia fumettistica ed Come ci ha andare messo l'archeologia fumettistica? a... Eh sì, perché purtroppo è un mondo che non esiste più e anche a fatica viene riprodotto. Tranne anche da questi del laurea che appunto giustamente riprendono, ripropongono ed Se lo posso devo permettermi, anche la Cosmo dire. ha ripubblicato Camestrillo in diverse cose che consiglio di andare a recuperare. L'Eternauta l'hanno pubblicato anche la Mondadori, l'ha pubblicato penso. Assolutamente, l'Eternauta è la Divina Commedia del fumetto, cioè Attenzione all'edizione perché in alcune è stato stuprato, ecco. Detto. sì, ma rimontato, poi l'originale era in Sì, formato rettangolare, quindi sì. ovviamente ho dovuto subire rimontaggi a crocchi vari. Sì, io c'ero in NX edizioni da feticista. Un Quindi. altro grande scrittore, secondo me, è tutta gente che non c'è più, cioè sono tutti autori morti. Un altro grande, secondo me, era Robin Wood, che non era argentino ma cileno, però era un altro scrittore pazzesco, cioè. Ha scritto delle robe, ha questa capacità che comincia a leggere. Poi, a parte che erano formidabili sue storie brevi, perché anche lì c'erano le riviste contenitore e quindi erano questi personaggi seriali che poi c'erano una storia di 4, 5, 6, 8 tavole in cui, cioè, avevano la loro continuity perché proseguivano di mese in mese, ma creano queste serie di unità narrative che ti lasciano bam. Proprio inizio, colpo di scena, ribaltamento, come leggere quei. A volte ci sono dei racconti brevissimi che proprio ti Sì. spiazzano e ti arrivano. E secondo me quei tre lì li consiglio a tutti, ma anche perché sono poco conosciuti. Anche un lettore medio di fumetti oggi magari non ha detto che li frequenti, abbia avuto modo di frequentarli, e quindi quelli li straconsiglio davvero. C'è tantissima roba, tantissima qualità, tantissima modernità ancora adesso, tantissima poetica, proprio. Scopriteli e poi forse rimetterete anche un po' in discussione il vostro autore nordamericano preferito. Ecco. Allora, Carlo Strillo, L'Eternauta, quindi Oestred, Oestred e Robin e Hood, tutta Robin roba di Hood, fatto. Cioè. quindi tutti autori si possono recuperare perché sono nomi importanti, datevi da fare, potete, se non li conoscete. E poi ripeto, era fighissimo perché lavoravano tutti con dei disegnatori che. Ah. Cosa stanno vedendo negli occhi, cioè la meraviglia, la pura meraviglia. Sì, Ripeto, sicuramente. il lavoro di Trillo Semeglia fosse scritto e stampato e ristampato oggi e spacciato per un fumetto uscito oggi, ti rendi conto che non è fatto oggi perché non c'hanno gli smartphone, ma altrimenti a livello tecnico, narrativo, di ritmo, di velocità, di rallentamento, di. Trillo gioca tantissimo a quei tempi con le contrazioni, la cosa poteva fare una decina di pagine mute veramente con un ritmo davvero da manga giapponese che ti lasciava lì e poi magari c'erano due pagine che erano solo lei che scriveva e vedevi quello che scriveva e basta. L'intera doppia pagina era coperta dalle annotazioni del personaggio, dal testo scritto a mano del personaggio. Quindi Quindi il ritmo. tutte le possibilità ritmiche, espressive, ce l'aveva, le usava, le padroneggiava, era un maestro in senso assoluto proprio. Ah, allora, è arrivato un ultimo commento che ti posto. Grande Luca, dai che ce la facciamo col tuo personaggio, sei bravissimo. Io mi associo. Speriamo, Hai avuto anche la clac in questa live, quindi. meglio Devo di dire così. che Luca sì, era scettica, ecco, proviamo, vediamo come viene. Alla fine. Ma dai, intanto la mia cosa, oh, ripeto, quando sono andato su e l'amico mio mi ha detto: ma vuoi provare a sceneggiare una storiella fumetti breve? E io quello ho detto: proviamo e vediamo come viene. Proviamo. Mi Tanto ricordi un po' il musicista Johnny Cash, che ho visto il suo film dedicato. Dice, ma come hai fatto il canto? Per caso, mi sono trovato, no, provavo. ma beh, sì, quello sicuramente, cioè. Infatti no, non sarà mai uno che dice no, credete nel vostro sogno, andate avanti, convincetevi che sarete dei grandi sceneggiatori di fumetti. Cioè, vi prenderei in giro se vi dicessi questo, perché sono veramente il primo a cui è capitato. È successo, ma va bene, sono contento, nel senso. Allora, in bocca al lupissimo a Luca per il suo Grazie, grazie. fumetto della Bugs e per tutti i lavori che ha in essere.
Non ne abbiamo parlato nel dettaglio perché ne sono talmente tanti che era difficile andare a vedere tutte le cose che sono Sì, dette. ma Ma perché Luca sarebbe lavora. una roba alla mare, ma tanto poi mi dimentico anch'io quello che faccio, quindi poi mi vengono in mente, ah, è vero, ho fatto anche quello con tizio e caio. Quindi nessuno si prende collera, però andate a vedere, Luca è bravissimo, scrive tantissimo. Posso dire, no, che scrivi tanto e E per... scrivo tanto, vabbè sì, poi anche perché ci devo campare, altro non so fare nella vita, Quindi, anche quindi per mero motivo di sopravvivenza. per mero motivo di pagarsi le bollette Oh, bisogna è anche bravo che non guasta, voglio dire. battere sui tasti, insomma. Non abbiamo toccato tutti gli argomenti che volevo, ma tanto sei prenotato per una nuova live quando avremo Volentierissimo, anche... quando vi capita, ragazzi, se non mi avete trovato molesto e fastidioso, sarò No, no, nuovamente anzi, è stato molto interessante. Grazie a sarò chi è intervenuto e a chi ci ha seguito grazie in davvero. silenzio. È stato un piacere. Grazie a Grazie te, ancora. Luca. Sei stato gentilissimo. Ah, vi do appuntamento per la prossima live, che sarà mercoledì. Prossimo mercoledì, sempre con uno sceneggiatore, avremo Bruno Enna. Quindi uno Oh, sceneggiatore bravissimo. bonelliano, disneyano, insomma, anche lui una grande scuola alle spalle. Bravissimo, anche lui capace di saltare da una cosa all'altra. Verrò a vedermela. Vedremo se fra Luca e Bruno riusciamo a rubargli il lavoro a uno dei due, a quelli che abbiamo avuto prima. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.